Buongiorno amici, oggi se mi sopportate, però alla fine vi lascerò anche con un bel montaggio di immagini di oggi, sempre qua a Fuerteventura con Raleco, ma mi scappa una sorta di videoconfessione. Poi di fondo questa cosa del canale ci è nata anche un po' con le confidenze, eccetera, e riprendo oggi un argomento che un po' di tempo fa ho già trattato in un video. Ovvero ho parlato dei pro e dei contro di essere una mamma single qua a Fuerteventura. E devo dire che ho trattato l'argomento da un punto di vista pratico, cioè la realtà materiale, le cose da fare, eccetera, e anche un pochetto dal punto di vista così umano e psicologico, ma soprattutto in relazione comunque al rapporto con i figli. Però ho notato in alcune domande e avevo pensato già quindi di ampliare il discorso e poi in questi giorni è capitato anche per riflessioni mie di pensare che è interessante parlare anche del fatto che quando sei una mamma, single, espatriata, eccetera, comunque sei sempre anche una donna e quindi anche molte persone poi ti chiedono, ma più che mai, come funziona poi la vita veramente da donna per una persona che poi è sola e tutte queste cose, sta pure in un posto diverso da casa sua, dal suo paese? Allora ho pensato questo, di sicuro ci sarà da parlare ancora per molto tempo perché sono qua soltanto da 3 mesi, però, 3 punti fondamentali che oggi vi voglio raccontare un pochetto ci sono. E li riassumo in tre danno per scontato, cioè parlo ovviamente del rapporto che gli altri poi hanno con te quando sanno appunto della tua situazione. Allora, il primo aspetto, danno per scontato che sei un'aliena. Allora, ora mi spiego. Ovviamente molto spesso chi decide di andare via con figli dal proprio paese, eccetera, è una famiglia, quindi mamma, papà e figlio o figli, insomma. Quindi il fatto che una donna si avventuri da sola a fare questa scelta, si vede un piede di Natalì dal lettino, diciamo che un po' spiazza, le persone non ti riescono tanto ad inquadrare e di per sé dice vabbè che ti importa, poi uno piano piano ti conosce, ma infatti assolutamente sì, però devo dire che all'inizio questo, soprattutto in un posto comunque piccolo, può alimentare voci di vario tipo, io cioè niente di che, ma mi è capitato di parlare con persone e di scoprire che si diceva che io con quello, oppure si diceva che io, non so, mariti precedenti, vite precedenti, insomma, dove non arriva la comprensione, di solito scatta l'immaginazione. Quindi sì, questo è un aspetto che sto notando, insomma, qua, però assolutamente tollerabile. Uno con cui sono un po' meno pacificata è il 2. Danno per scontato che sei disperata, cioè di sicuro pensano quasi tutti che per essere una che da sola con una figlia, pure con un cane nel mio caso, te ne sei andata in un'isoletta in oceano, sei stata mollata, abbandonata, tradita, non si sa che cosa, e quindi devo dire che c'è un po' un modo di compiangerti, di guardarti un po' come se fossi una povera disgraziata, e scatta anche un pochetto spesso la faccenda dei consigli non richiesti. Faccio un esempio e qui chiedo veramente il parere se per caso vi capita di altre mamme, ma sapete che vi dico, non solo mamme, perché esistono ormai anche molti papà single, quindi comunque lo chiedo anche a loro se fosse. Non so se avete osservato, esempio tipo, se c'è una coppia, mamma, papà e un bambino, capricciosissimo magari, che è veramente di quelli che non si sa come non riescono a far passare una serata serena a chi sta nello stesso posto, o comunque agli amici, e un continuo. Mediamente nessuno si permette di mettere bocca. Al limiti pensano che quel bambino ha proprio un bel caratterino, insomma, che i genitori devono avere pazienza, visto che personalità. Commenti di solito di questo tipo. Se invece sei una mamma single, può essere anche che tua figlia sia stata un angelo tutto il giorno, simpaticissima, adorabile, nessun capriccio, eccetera, che magari ormai è mezzanotte, ha un sonno che se la porta via e tutto, e scatta il primo capriccio magari della giornata, perché è umano.
Vedi, queste sono un po' le conseguenze quando non c'è un padre, oppure ma tu la devi viziare meno perché inizia la sfilza, il catalogo di consigli infiniti sull'educazione di una figlia, perché chissà per quale ragione, se stai sola sembra che questa cosa offre il fianco a tutte persone che insomma ti devono un pochetto insegnare come fare, poverina, in questa situazione così difficile. Questa cosa talora è un pochetto irritante perché la mia di situazione è molto diversa, non mi sento per niente così e quindi insomma non è facile a volte staccarsi di dosso l'immagine che gli altri ti cuciono. E con questo arrivo al terzo aspetto di questo video confessione, ovvero quelli che magari ti fanno la corte danno per scontato che tu cerchi un uomo e quindi anche chi si pone in maniera galante, gentile o diciamo da corteggiatore lo fa dando per scontato che tu sia bisognosa e non cerchi altro. E quindi dai discorsi ai modi c'è un modo un po' paternalistico, assistenziale di rapportarsi a una persona che proprio per esempio per una persona come me è mortale. Cioè io non intendo essere compiante e assistita da nessuno, se mai, mai, mai non è quello che cerco in questo periodo perché non so perché, ma questa mia solitudine, boh, me la sto proprio coccolando un po' come se fosse una fase embrionale di qualcosa che va protetta e preservata e quindi mi sta benissimo così. Ma oltre a questo, se mai dovessi accettare il corteggiamento di un uomo non sarebbe mai perché questa persona pensa che io comunque ne abbia bisogno, perché credo che i rapporti non si debbano cercare per bisogno, ma sono una di quelle persone che sta facendo tanto per stare tanto un gran bene da sola e quindi poi magari vivere con libertà e apertura di cuore le cose che possono capitare nella vita. Detto questo, spero tantissimo di non avervi annoiato, ma anche questi aspetti fanno parte della vita che avevo pensato di raccontarvi fin dall'inizio, però non vi voglio lasciare delusi, se mi avete seguito fino adesso vi lascio con un bel mix di immagini di oggi e anche un pranzetto con noi al giapponese. Come sarà a mangiare il sushi qui a Fuerteventura? Quanto si spende? A tra poco! Buongiorno amici, abbiamo appena allegato la bici e visto che oggi Natalie, togliti il casco! Ha espresso il desiderio, la mia principessa, di andare a mangiare sushi. Come vedete siamo da Oriental, un ristorante che una mia amica mamma single mi ha consigliato, dove va spesso con suo figlio. E ho pensato, è perché non far vedere com'è mangiare il sushi a Fuerteventura? Quindi vi mostrerò i piatti, com'è, se sono buoni e quanto si paga. Intanto guardate che carino che c'è tutte le statuette orientali. Qua eppure una sdraiata, quindi anche il posto, l'occhio vuole la sua parte ed è molto carino. Hola, si può? Vedete la prima accoglienza con un bel piatto di nuvolette di drago, come almeno sono abituata a chiamarle io, se voi le chiamate in un altro modo ditemelo. Devo dire che ci hanno fatto aspettate per quello che riguarda chiedercelo, però queste sono arrivate all'istante. No, vabbè. Guardate che gentili, hanno portato in omaggio a Natalie un cerchietto carinissimo perché le stiamo facendo crescere la frangetta. Lei le mollette non le vuole, se le toglie e quando vado in giro penso che sono una madre snaturata che la fa stare. Comunque guardate che bella barca, grazie. Siamo presi, questa racchiude una porzione, dovevo cominciare a dire, di sashimi di salmone, una di nigiri di salmone e i maki. E in più io ho preso le fettuccine, le tagliatelle, insomma quelle di riso saltate con le verdure e i gamberi che tra un po' E voi arrivano. guardate, ci hanno dato Ecco. pure il Sì, ci hanno reggitelefono. portato tutto senza che noi chiedessimo il reggitelefono. Allora, il sushi è buonissimo, il salmone, perché noi siamo fissate col salmone, quindi si può notare, è freschissimo. E devo dire che ora sono arrivate pure le tagliatelle di riso con verdure e gamberi. Non hanno veramente nulla da invidiare a quelle che mando spesso a Roma, che insomma ormai a Roma c'è, penso anche nelle altre città d'Italia, un giapponese ogni 500 metri e in più devo dire che quindi ormai c'è una competitività tale che quasi tutti hanno la formula all you can eat. Su questo qua devo dire che sicuramente il prezzo e quindi la situazione sarà diversa perché comunque non mi sembra che ci sia ancora questa cosa all you can eat, non è arrivata. Se c'è forse a Porto del Rosario, boh, lo scopriremo, comunque qua ancora lei no, ho chiesto. Però devo dire che la qualità del cibo, nulla da dire.
devo dire 86. Brava, fammi vedere lo scontrino 26,86. Io devo dire che sono stupita in buono anche del conto in realtà, perché abbiamo preso quella bella barca in cui c'erano insomma i nigiri al salmone, salmone sashimi, i maghi al salmone, poi un gran piatto di tagliolini appunto con i gamberi e le verdure, acqua, birra, e poi ci hanno fatto un sacco di cadeau, anche le caramelline lecca alla fine. No, vabbè, a parte questa cosa, per dire che siamo state trattate veramente bene. Avevo visto in qualche video di Nico Ica che dicevano in questo periodo ti trattano proprio coi guanti, è proprio vero. E comunque, insomma, dai, per mangiare in due, ordinando proprio che abbiamo lasciato pure un po' di cose, 26 euro qui, devo dire che appunto non esiste lo you can eat, ma abbiamo pagato meno, perché lo you can eat, stavo 19 euro a testa, avremmo pagato di più, bevande escluse tra l'altro. Altro lo you can eat. Invece qua 26 euro comprese le bevande. Che ne dite voi?